Dalla sua mirabile penna nacque l'opera monumentale, ancora oggi riconosciuta come la più compiuta ricostruzione della storia di Barletta, dalle origini sino al 1860, ma della vita di Sabino Loffredo, magistrato e politico nato nel 1828, a cui la sua città riconobbe alti meriti, intitolandogli la biblioteca comunale, poche notizie sono trapelate sino ai giorni nostri. Lo storico Renato Russo ha voluto ricostruire la biografia del suo illustre concittadino e del contesto storico nel quale egli si mosse con la sua ultima opera presentata ieri sera in una gremita sala consiliare presso il Teatro Curci di Barletta. Era magistrato, era presidente del tribunale di, presidente della Corte di Appello del Tribunale di Napoli, però poi ci ha lasciato questo monumento di, così sulla ricostruzione della storia della nostra città dalle origini fino al 1860. La vita di Sabino Loffredo, raccontano le pagine di Renato Russo, si intreccia con quella di altri importanti personaggi dell'epoca, primo su tutti l'editore e tipografo Valdemaro Vecchi. Un altro grande personaggio, Valdemaro Vecchi, anche questo poco conosciuto, ma è stato un grande personaggio perché era l'editore di Benedetto Croce, tra le tante cose. È stato a Barletta per 11 anni, aveva la sua tipografia stamperia nel vecchio palazzo, nel vecchio San Domenico, e ha lavorato lì per 11 anni. Qui ha fondato anche delle riviste, dei giornali, soprattutto il circondario di Barletta, perché Barletta allora era sottintendenza, corrispondeva più o meno alla provincia di oggi. E poi dopo si è trasferito a Trani e di lì ha spiccato il volo per diventare un grande personaggio. Ecco la novità assoluta di questo libro, che con la vita di Sabino Loffredo riemergono anche delle importanti figure del suo tempo, come Francesco Saverio Vista, come Benedetto Paolillo, come Giuseppe Onesti, come l'abate Cardaleri, insomma moltissimi personaggi che erano stati dimenticati e che invece la storia di questo libro, la biografia di Sabino Loffredo, fa riaffiorare da un tempo molto lontano. Da Sabino Loffredo a Renato Russo, la Società di Storia Patria per la Puglia ricorda il suo presidente Pasquale Corsi, ha sempre potuto contare sul contributo di grandi storici. Io vedo in questi due personaggi due esponenti notevoli e importanti della nostra società, a cui siamo molto affezionati, non per noi, ma per il bene della nostra regione.